Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Un addio doloroso nel paradiso delle signore. Ecco chi mancherà nell'attesissima ottava stagione della fiction Rai. Il paradiso delle signore, la popolare fiction di Rai 1, ha catturato il cuore del pubblico con le sue avvincenti trame ambientate nella Milano degli anni 50-60. Dopo la conclusione della settima stagione, i numerosi fan sono in trepidante attesa per le anticipazioni sulla prossima parte, che molto probabilmente inizierà a metà settembre. La trama della serie ruota intorno al celebre negozio di moda e agli amori, alle passioni, intrighi e segreti che si intrecciano nella vita dei protagonisti, creando una storia coinvolgente e sempre in evoluzione. Da quando la settima stagione si è conclusa, per un po' di tempo non si sono avute notizie riguardo alle anticipazioni della prossima parte. Tuttavia, a partire dal 7 luglio, i fan hanno potuto almeno avere un'idea dei ritorni e delle new entry previste nella fiction. Una notizia che ha destato l'attenzione dei fan riguarda Giulia Arena, l'interprete di Ludovica Brancia di Montalto. Il suo nome sembra mancare nella lista dei ritorni e, fino a quel momento, non è stata vista sul set né immortalata sui profili social dei colleghi. Ciò ha creato una certa inquietudine tra i fan, ma è importante sottolineare che le riprese sono ancora in corso e potrebbe essere convocata in un secondo momento, come spesso accade nelle produzioni televisive. La storyline di Ezio e Gloria. Nonostante alcune incertezze riguardo ai ritorni, alcune anticipazioni sembrano essere certe. Si parla di un matrimonio che coinvolgerà Ezio Colombo e Gloria, che già sono sposati ma potrebbero ricongiungersi in seconde nozze. Questo sviluppo potrebbe portare ulteriori emozionanti intrecci nella trama della serie. Al momento, sembrano essere assenti dal set anche Gaia Bavaro, interprete di Gemma Zanatta, e Valentina Bartolo, nei panni di Veronica Zanatta. Inoltre, si è notata l'assenza di Elisa Kelly, che interpreta Paola Galletti in Cecchi. Tuttavia, bisogna essere pazienti e attendere ulteriori conferme ufficiali riguardo a eventuali ritorni o nuove vicende per questi personaggi. Il successo del Paradiso delle Signore è in costante ascesa grazie a una trama avvincente e un cast di attori talentuosi. Il contesto storico degli anni 50, insieme alle vicende dei protagonisti, affronta temi universali come l'amore, la famiglia e l'ambizione, che toccano le corde emotive del pubblico. Inoltre, la cura per i dettagli, i costumi d'epoca e le ambientazioni realistiche contribuiscono a immergere gli spettatori in un'esperienza coinvolgente e unica. Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare sullo schermo per una nuova stagione emozionante. Nonostante alcune incertezze riguardo ai ritorni dei personaggi, i fan possono aspettarsi nuove vicende avvincenti, colpi di scena e sviluppi imprevedibili. Con la promessa di un'ulteriore dose di passione e intrighi, gli appassionati possono prepararsi per immergersi nuovamente nella magica atmosfera del Paradiso delle Signore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.